Ciao ciao. Welcome, io sono Mister Multispiego. Sono felice di averti qui. Alla fine del video non mancare di vedere una piccola e simpatica sorpresa. Cominciano ad arrivare i nomi dei probabili concorrenti dell'Isola dei Famosi. Stiamo parlando di una coppia. Nello specifico mamma e figlio. Lui è stato un concorrente del GFVP della fattoria. Il padre è un famoso attore comico. È una conduttrice, attrice, showgirl e opinionista italiana. Il suo debutto televisivo risale al 1980 in una piccola rete locale piemontese. Nel 1983 debutta sul grande schermo delle reti Rai con il programma Galassia 2. Negli anni partecipa a numerosi programmi TV e anche a diverse pellicole cinematografiche. Viene ospitata da diversi programmi. Alba Parietti e il figlio Francesco Opini. Ti piacciono? Scrivi nei commenti un tuo pensiero. Amica o amico, sono soltanto voci, bisbigli, rumoreggi, voci di corridoio. Non c'è niente di sicuro e del domani non c'è certezza. Vediamo se funziona. Mi hanno detto che per prendere più likes devo mostrare la tartaruga. A presto con nuove anticipazioni, news, indiscrezioni. Un saluto da Mister Multispiego. Renzi muore e finisce dritto dritto all'inferno. Il diavolo lo accoglie e gli dice: bene bene, tu non devi essere niente di buono se sei finito qua giù. Purtroppo non ho più posto al momento. Farò così. Ho tre persone non così malvagie ed una di loro andrà in purgatorio per liberare un posto. Sarai tu a scegliere chi sostituire. Così si incamminano. Il diavolo apre la prima porta e fa vedere che c'è Alfano in piscina in cui nuota senza fine. Il diavolo chiede a Renzi: che ne pensi? Renzi risponde: no, non fa per me. Non me la cavo bene con il nuoto. Vanno alla prossima porta. C'è Salvini con un enorme martello e sta tutto il giorno a spaccare giganti massi di pietra. Questo potrebbe andare. No, troppo lavoro per me. Sono abituato a non fare un cazzo tutto il tempo. Così vanno all'ultima porta. C'è Berlusconi nudo a letto, con i piedi e le mani legate. China su di lui. Mana Pozzi gli fa poi i ripetuti per tutto il giorno. Renzi guarda quella incredibile scena per un attimo e dice: va bene, questa punizione fa il caso mio. Ok? Allora tu, Moana, alzati e prendi le tue cose che ti trasferisci in purgatorio. Ciao, ciao. Ciao amica o amico. Ti va di guardare altri video? Clicca sul filmato scelto. Se ami il gossip e i social, noi pubblichiamo video tutti i giorni. È stato un piacere averti qui. Torna a trovarci, ti aspettiamo.